Siamo arrivati alla 13ª puntata di presentazioni di autori, di grandissimi scrittori e ovviamente dei loro libri che hanno scritto in quest'ultimo periodo, anno e mezzo, quindi è un piacere ovviamente avere gli scrittori di volta in volta con argomenti differenti. Settimana scorsa abbiamo avuto Edoardo Nesi, Premio Strega 2011 con Economia Sentimentale e quindi abbiamo parlato ovviamente di un momento diciamo difficile di transizione della nostra vita, sia a livello sociale, a livello ovviamente economico, però con anche uno spirito positivo ovviamente riguardante il futuro e per carità dobbiamo per forza averlo. Ricordo che Diretta Libro è in qualche modo supportato da un network di 7 Mondadori Bookstore, e adesso andiamo a vedere, sono Agri Terme, Crema, Genova, Sestri Ponente, Loano, Sestri Levante, Trento, Varazze, e quindi insomma siamo sempre collegati ai nostri amici di questi Mondadori e Bookstore. Ovviamente il libro è molto importante in questo periodo storico, stiamo uscendo in parte dal lockdown, dalla zona delle varie zone rosse, e in questo periodo abbiamo avuto l'occasione di poterci dedicare alle varie passioni, compresi i libri. La presentazione di oggi riguarda un libro, un romanzo, diciamo storico, in realtà poi dopo ne parleremo con l'autore, è storico fino a un certo punto perché è frutto di una grandissima fantasia, di grandissima passione per un paese che è l'Inghilterra, è il casato reale, e quindi a questo punto non mi resta che introdurre l'ospite che è stato inviato Rai in Afghanistan, è stato corrispondente da Gerusalemme, il Cairo, Mosca, Parigi e ovviamente Londra, ha scritto per l'Unità, Epoca, Paese Sera, è stato direttore dei giornali radio della Rai, del Rai Radio 1, ed è autore di numerosi romanzi, mi sembra una ventina, quasi tutti editati con Spelling e Kufer. Ho il piacere di invitare a Diretta Libro Antonio Caprarica. Buonasera. Buonasera, grazie intanto per intervenire a Diretta Libro. Vediamo subito il prodotto, chiamiamolo così, il prodotto della sua fantasia, della sua grande. Eccolo qua, ecco, Antonio Caprarica, la regina imperatrice. Attenzione perché non è una regina qualsiasi, è la regina Vittoria, che diede avvio, diciamo, al massimo probabilmente splendore dell'impero britannico, no? In quel periodo storico dell'Ottocento. E quindi, insomma, ci sarà ovviamente da approfondire l'argomento. Innanzitutto grazie per partecipare ovviamente a Diretta Libro. 20 libri, le faccio subito una piccola domanda che non c'entra con il libro in sé. Grande corrispondente, giornalista, quindi giornalista nell'anima e nell'attività, però anche scrittore intimo, perché intimamente ha avuto evidentemente questa grandissima spinta nello scrivere e nel realizzare tutti questi libri. È stato quindi sempre un po' uno scrittore, anche se faceva il giornalista? Beh, da questo punto di vista l'inglese rispetto all'italiano è più preciso nelle definizioni, perché distingue tra il reporter, il writer, il broadcaster. Io ho fatto il broadcaster, nel senso che ero un reporter televisivo che attraverso la telecamera, dal piccolo schermo, raccontava il mondo che aveva sotto gli occhi, ma sono nato come uomo della carta stampata, quindi diciamo che mi sono sempre diviso tra queste due passioni che trovo e ho sempre trovato parimenti straordinarie e affascinanti, a cui poi la mia stagione di direttore della radio ha aggiunto la scoperta di questo altro straordinario mezzo che è appunto la voce, e quindi il racconto solo con la voce. Ma sono grammatiche diverse, sintassi diverse, e se vuole io posso dire di avere avuto la fortuna, il dono, il privilegio di poterle usare un po' tutte, di riuscire a usarle un po' tutte, senza, e per questo dico il dono, perché sinceramente scrivere mi è sempre venuto
estremamente naturale, spontaneo, schietto, anche se naturalmente è il lavoro sulla scrittura che è molto impegnativo, affinare la scrittura, riuscire a renderla diretta e rapida come un giro di frase o come un'immagine televisiva. Da questo punto di vista mi è sempre stato per me molto interessante paragonare questi tre mezzi di espressione. La si nota tranquillamente nel libro, questo perché le volevo dire, non so se è un complimento, io spero che sia un complimento, trovo che il suo libro sia in realtà un film, che sia una serie, diciamo, di scene di teatro, che quindi si alternano e quindi è altamente... come si può dire, descrittivo, no? Cioè lo si vede benissimo quel momento che viene appunto descritto in qualsiasi situazione, quindi i personaggi sono così ben descritti, calibrati, che ovviamente hanno una grandissima verità dietro di loro. Ecco, volevo leggere un attimo l'inizio, perché c'è una nota iniziale che spiega già un po' qualcosa, la sottraggo a lei così anticipiamo magari altre cose. I personaggi di questo romanzo escono quasi tutti dalle più importanti pagine di storia inglese dell'Ottocento, ma entrando in questo racconto essi diventano immaginari, creature della mia fantasia, non più soggette alle rigide regole dell'identità anagrafica. Possono conservare nomi, ruoli, stato sociale e abitudini di vita, possono anche ripercorrere in parte le vicende reali che li hanno visti i protagonisti, ma la loro condotta, le azioni, le riflessioni, i sentimenti, i propositi in queste pagine vengono loro attribuiti, sono interamente frutto della mia immaginazione, via via. Quindi uno si ferma un po' davanti, perché effettivamente non è un saggio, è un romanzo, e quindi si basa però su un impianto esistente ben preciso, no? È stato un grande divertimento per lei cucire questi personaggi. Allora, cimentarsi con il romanzo storico è certamente, da un lato richiede intanto un grande lavoro di ricerca, un accuratissimo lavoro di ricerca e di localizzazione dei personaggi, no? Lei sa che il pericolo principale per chi fa un'opera di fantasia collocata su uno sfondo storico è naturalmente l'anacronismo. Al cinema l'anacronismo si rivela, un film famosissimo, Scipione l'Africano, che è famoso soprattutto per questo anacronismo, perché una delle comparse compare in campo con un orologio al polso. Quello è un esempio tipico di anacronismo clamoroso. Naturalmente, quando si scrive un romanzo storico, il rischio che si corre non è questo, ma il rischio che si corre è di fare trasparire l'anacronismo nell'uso improprio di certi termini, di certe parole, di certe nozioni, di certi concetti. Non so, io se io scrivo, come mi capita in questo libro, che è un romanzo ambientato tra il 1870 e il 1876, quindi un periodo molto ben definito del regno di Victoria, se io in quel contesto accenno a concetti che hanno a che fare con la psicanalisi, chiaramente sto commettendo un anacronismo. Se uso un modo di pensare che dà per scontato ciò che per noi è ormai consuetudinario, ovvio, perfino banale, sarei per dire, quello è un anacronismo. Quindi la fatica, lo sforzo, l'impegno di chi si cimenta con il romanzo storico è in primo luogo di avere un saldo quadro, un affresco temporale in cui collocare i personaggi e al tempo stesso evitare gli anacronismi. E poi c'è naturalmente la grande sfida dei personaggi, che è tanto più grande quando i protagonisti del romanzo non sono personaggi di invenzione che in qualche modo si intrecciano con personaggi autentici che magari rimangono sullo sfondo, ma sono i personaggi eponimi dell'epoca, per l'appunto, cioè Vittoria è quella che ha dato il nome all'epoca, è all'epoca vittoriana, è la regina, e dunque è del tutto chiaro che nel momento in cui io la trasformo in un personaggio di fantasia, perché nel mio libro non può non essere un personaggio di fantasia, ho il doppio problema di renderla a un tempo autentica, ma anche di liberarla dalle costrizioni che la vicenda storica le mette
addosso. Ecco, da questo punto di vista è appassionante e divertente, perché in qualche modo io ho potuto ricreare questi personaggi partendo, badate bene, da una ricostruzione assolutamente scrupolosa dei loro atti, del loro modo di pensare, delle testimonianze che hanno lasciato. Come si fa a ricostruire, per questo che il romanzo storico è affascinante, come si fa a ricostruire la psicologia di un personaggio che non solo è realmente esistito, ma ha avuto un peso così rilevante nel suo tempo, così rilevante da proiettarsi addirittura nel nostro tempo? Perché quando noi parliamo di vittorianesimo stiamo parlando poi di un'epoca, di un tempo, di un sistema di valori che si è proiettato sino a una metà abbondante del nostro Novecento. Quindi sì, mi sono molto divertito, mi sono però anche molto appassionato, mi sono innamorato di Vittoria, che non era bella, che non era bella, ma era affascinante. E siccome sono da giovane era parliamoci, lei sa che per i ventenni c'è sempre la bellezza dell'asino, no? Insomma, lei era, certo, aveva 18 anni, aveva un ovale carino, dei bei colori, una bocca graziosa, degli occhi azzurri, capelli biondi, era carina. Andando avanti con gli anni non è più carina, è una donna che si fa pesante, eccetera, però è una personalità affascinante, è una personalità. La vediamo un attimo così, tanto ecco, per... eccola. Onestamente non si può dire che a quest'età sia più una bella donna, ma da giovane, adesso non so se avete disponibile da qualche parte un suo ritratto da giovane, invece era ancora, anche nei ritratti che Winterhalter fa della sua famiglia, sono ritratti famosi, quelli col marito, i figli, eccetera, c'è ancora una giovane donna bionda con gli occhi azzurri ancora piacevole. Mi sono innamorato più che di lei esteticamente, di lei caratterialmente, spiritualmente. Io scherzando dico sempre che sono innamorato seriamente della sua trisnipote, Elisabetta, che è stata oggetto di alcuni dei miei libri e lo sarà ancora in futuro, forse ne parleremo. Ma nel caso di Vittoria devo dire che mi ha veramente affascinato la personalità così poco vittoriana che emerge nel mio romanzo. Dico emerge perché a un certo punto, come sempre succede in un romanzo, quando funziona, io spero che questo funzioni, ma lo diranno i lettori, e il personaggio acquista una vita sua, il personaggio diventa autonomo, è il personaggio che mette i dialoghi in qualche misura nella penna dello scrittore, che lo spinge a farlo agire in un certo modo, a farlo parlare in un certo modo. Lei prima stava dicendo la psicologia del personaggio, come si fa a creare, a ricreare la psicologia dei personaggi? Vuol dire che lei deve intrecciare in base agli episodi veri accaduti all'epoca, immedesimarsi nei punti di vista vari del personaggio a fronte degli episodi accaduti. Probabilmente c'è questo parametro che bisogna in qualche modo perseguire, no? Credo almeno, no? Cioè, se un'azione è stata fatta in un certo modo è perché dietro c'è un carattere. Poi magari è un'azione politica e quindi non è un'azione poi così magari realistica, però magari non della persona stessa, però è tutto fare. Ecco, la ricostruzione plausibile di un comportamento, perché poi naturalmente il punto cruciale, perché uno si può inventare quello che gli pare, è chiaro che si tratta di una ricostruzione plausibile di un comportamento che forse non è mai avvenuto, o forse sì, anche perché nel mio romanzo io ho anche la cura, anche ogni tanto me lo chiedono, che cosa c'è di vero, cos'è vero e cos'è inventato, ma questo io non lo dico mai, cioè lascio al lettore di giudicare, il lettore deve trovare una coesione nella costruzione, una cogenza, cioè non deve avvertire una frattura tra ciò che veramente è accaduto e ciò che potrebbe essere accaduto, ma forse non è successo. Allora, si tratta di costruire un personaggio a partire, a mio avviso, almeno questa è la tecnica che io ho seguito in questo caso, sono partito dalle testimonianze dirette, dalle testimonianze di chi ha conosciuto questi personaggi, e qui non c'è solamente Vittoria in questo libro, perché ci sono
i due titani della politica britannica di quegli anni, sto parlando di Gladstone e di Disraeli, cioè i due più grandi primi ministri che l'Inghilterra abbia avuto nel XIX secolo e che sono poi alla radice della politica imperiale inglese di quegli anni, quindi dei veri protagonisti, dei giganti e dei protagonisti della politica di quegli anni, ma ci sono anche le masse popolari, per dire, perché la cosa anche che mi ha molto affascinato in questa storia è la contiguità dei mondi che si scrutavano e si affrontavano, perché noi stiamo parlando di un tempo in cui forse per la prima volta dalla gloriosa rivoluzione del 1688-1689 le istituzioni britanniche fronteggiano una crisi minacciosa, estremamente minacciosa, potenzialmente letale. Le masse degli sfruttati, le masse dei miserabili, ecco, le miserable di Hugo dall'altra parte della Manica, si risvegliano anche a Londra, e queste masse in realtà vivono a un tiro di sasso dalla reggia di Buckingham Palace. Perché stiamo parlando di quel quartiere che noi oggi tutti a Londra conosciamo, Soho, come il quartiere a luci rosse, oggi non è più nemmeno quartiere a luci rosse, anzi è un quartiere gentrified, dove anche i valori immobiliari sono molto cresciuti. All'epoca era il posto degli slum, dei miserabili, che vivevano a un tiro di sasso dalla residenza della regina. Sono due mondi che si osservano, si guardano in cagnesco, e il più basso di questi due mondi, a un certo punto, proprio in questi anni, ha per la prima volta un grande moto di reazione che anticipa quello che succederà nel secolo a venire, ma mette anche a repentaglio il futuro stesso della monarchia. E nel romanzo c'è anche questo lato della storia, questo aspetto della storia. Sì, perché poi appunto quello è un periodo della rivoluzione industriale, è un periodo notevole, quindi però è anche un periodo delle grandi invenzioni, quindi è un sistema ben preciso che ha creato una forma di ricchezza, no? E poi vabbè, anche l'imperialismo, è una regina imperatrice, una regina che però parte in un certo modo, quindi perde il marito Alberto, giusto? E rimane in una sorta, a che età adesso, sulla quarantina, adesso non mi ricordo esattamente. Giovanissima, sì, per noi giovanissima, naturalmente nell'Ottocento una donna di 42 anni, come è Vittoria quando rimane vedova, non è più tanto giovane, è una donna che si avvicina a un'età avanzata, però nel caso di Vittoria bisogna considerare che lei era, quando perde il marito, era diventata per l'ultima volta madre da appena 4 anni, la bambina più piccola, Beatrice, ha appena 4 anni. E questo indica anche che cosa? Beh, indica intanto che è un matrimonio che è felice anche dal punto di vista dei rapporti coniugali, dei rapporti della sessualità coniugale. Esatto, è incredibile, non è, diciamo, attuale, perché 9 figli. Credo che siano un po' difficili nel nostro periodo perseguire una cosa del genere, però all'epoca evidentemente aveva questa logica di mantenere la famiglia, quindi riusciva in qualche modo a dare un segnale alla popolazione, no? Quindi naturalmente stiamo parlando di un tempo, come lei sa e come i nostri ascoltatori sanno, parliamo di un tempo in cui la mortalità natale e perinatale era elevatissima, e anche l'infanzia, cioè stiamo parlando di un periodo in cui un bambino su 3 in Inghilterra non superava gli anni dell'infanzia, quindi delle percentuali terrificanti, no? Ecco, quindi era inevitabile che le famiglie fossero così numerose, proprio perché il tasso di sopravvivenza non era al 100%, era molto 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 più rischioso. Ma nel caso di Vittoria, lei dà alla luce 9 bambini, e tutti e 9 questi bambini arrivano all'età matura. Qualcuno meglio, qualcuno peggio, ma insomma arrivano tutti all'età matura. Qualcuno vivrà a lungo come la madre, qualcun altro invece no. Però che cosa ci dicono anche?
E ci dicono anche che, insomma, Vittoria non era tanto vittoriana quando si trattava di andare a letto, insomma, perché lei non lo faceva secondo la storiella che si raccontava ai tempi delle nostre nonne, non lo fa perché vuol Dio, ma perché così vuol Dio. No, lei lo faceva perché lo voleva proprio lei, perché era innamoratissima del marito, lo desiderava fortemente, amava gli abbracci del marito ed è vera la frase che le viene attribuita dopo l'ultimo parto, quando ormai era una donna di 38 anni, ripeto, 38 anni in quella stagione, insomma in quell'epoca era già un'età abbastanza considerevole, e il ginecologo reale dice: beh, maestà, adesso basta. Dopo il nono bambino dice: adesso basta. E lei lo guarda veramente disappointed, debole inglese, molto, con molto disappunto e molto dispiacere. Cioè, ma come, vuol dire che dovrò rinunciare alle gioie coniugali? E insomma, ci teneva alle gioie coniugali e lo dichiarava, quindi era esattamente il contrario di quella ipocrisia che passa sotto la dizione di ipocrisia vittoriana o del periodo massimo, del trionfo dei ben pensanti, che presupponeva l'ipocrisia che la donna, ad esempio, a letto non dovesse provare alcun piacere, ma che, come dire, avesse una funzione solamente e unicamente riproduttiva. E lei invece questo lo smentisce nel modo più clamoroso, e il fatto che lo smentisca in modo così clamoroso è anche un segnale che lei manda su un altro punto, è veramente clamoroso. Lei è la prima donna inglese a partorire con l'aiuto dell'anestesia. La cosa a noi oggi appare, beh, è ovvio, c'è l'anestesia, lo si usa. E no, non è così semplice, perché all'epoca gli alti gradi, le alte gerarchie della Chiesa anglicana, e non solo anglicana, si tenevano al principio biblico che la donna, come si dice nella Genesi, deve partorire con dolore. Partorirai con dolore. La punizione imposta, inflitta da Dio alla donna che ha peccato. E quindi c'era una forte opposizione all'idea che invece le donne non dovessero partorire con dolore. Il fatto che la sovrana per prima, attenzione, la sovrana che in Inghilterra è anche il governatore supremo della Chiesa d'Inghilterra per l'intera temporale, quindi anche il capo terreno della Chiesa, e quella sovrana dice: no, si può partorire, e fatelo tranquillamente con l'anestesia, perché soffrire terribilmente? Quindi anche da questo punto di vista Vittoria a me racconta di una modernità che gli storici sono un po' più restii ad attribuirle, ma che secondo me invece è, almeno nella mia Vittoria, è un dato evidente. Beh, nella sua Vittoria però effettivamente è modernità di un personaggio che quindi, ad un certo punto, quindi non è frutto di fantasia, questo è un dato di fatto, quindi si presume che una persona che agisca a quel livello con sdoganando appunto l'anestesia, quindi in qualche modo introducendo dei nuovi canoni all'interno della stessa Chiesa, vuol dire che è un personaggio molto deciso. È un personaggio che poi apparentemente molto umano da queste situazioni umane, ma poi in realtà dopo, andando in vedovanza, si trova molto rigida, molto scura, la si vede, no? Come anche ritratta, l'abbiamo vista anche prima, quindi insomma è una situazione che è un messaggio che manda anche di serietà al popolo, no? Poi dopo in realtà sotto sotto non era tanto così, no? Quindi io non voglio fare gossip, per carità, il personaggio c'è e a questo punto non posso non inserirlo, ed è questo, quindi è John Brown, lo straniere a fianco, però in realtà è una donna moderna, perché ho letto che appunto quando è stata sepolta ha voluto essere in qualche modo accompagnata da due, chiamiamole così, ricordi del marito e di John Brown, questo stagliere. Quindi credo che avesse in qualche modo dato una grandissima lezione di modernità, sì, di amore soprattutto.
Adesso io non farò lo spoiler, quindi non rivelerò ai lettori il ruolo di John Brown in questo romanzo, ma è naturalmente un ruolo molto importante. Questo è un altro aspetto, diciamo, della modernità di Victoria e del fatto, ecco, e questo anche colpisce enormemente ed è una sottolineatura della, c'è poco da fare, della diversa caratura che una donna al potere ha. Noi qui abbiamo di fronte una sovrana che tra l'altro nel periodo in cui regna ha ancora un peso politico non paragonabile alla totale irrilevanza totale, insomma comunque alla, diciamo, irrilevanza costituzionale dal punto di vista del potere, dell'esercizio del potere politico che appunto il sistema britannico assegna oggi agli eredi di Victoria, alla regina Elisabetta per dirne una. Victoria è una regina che ancora ha dei poteri concreti politici, cioè è una che è in grado di nominare e di decidere chi deve eseguire la politica estera e la politica di difesa. Il capo delle forze armate britanniche è suo cugino e lo sceglie lei e lo difende lei contro gli attacchi del Parlamento che cerca di rimuoverlo. Quindi è una donna che è al centro della ragnatela del potere e che è al centro di quella ragnatela in un universo assolutamente maschile, perché comunque stiamo parlando del momento in cui il patriarcato è all'apogeo, diciamo. In questo contesto lei riesce a lottare e a imporre la sua volontà. Ciò nonostante, l'essere donna le dà una caratura inevitabilmente diversa. Spero che io sottolineo in questo caso la differenza di genere, ma, non con intento discriminatorio né da una parte né dall'altra, ma c'è una differenza effettiva, cioè la necessità affettiva di Vittoria, che appare molto più evidente in una donna al potere che non se fosse un uomo al suo posto. Voglio dire, nel romanzo noi abbiamo, per esempio, un altro vedovo a un certo punto, che è Benjamin Disraeli, il primo ministro che alla fine diventerà il suo primo ministro favorito. Anche lui è un uomo solo, ma la sua reazione alla perdita della moglie non è la reazione di Victoria, non è questo disperato bisogno di amore che Victoria mette in tutto ciò che fa e che alla fine diventa una cifra anche del suo modo di esercitare il potere, perché non casualmente Disraeli, il primo ministro appunto che diventerà il suo favorito, Disraeli coglie questo bisogno di amore di questa donna e riesce in qualche modo a stabilire un positivo rapporto politico, proprio trasformandola nella sua regina delle fate. Per Disraeli Victoria è la sua fairy queen, è la donna che ha bisogno anche di favole, oltre alla brutta realtà del potere. Ecco, qui c'è una differenza obiettiva tra il modo in cui una donna affronta contemporaneamente l'esigenza e la necessità del potere e l'esigenza e la necessità dell'amore. C'è un modo oggettivo di reagire femminile radicalmente diverso da quello maschile, soprattutto in quel momento, in un mondo che è segnato, ripeto, dall'apogeo del patriarcato e dalle regole ferre del patriarcato, che in Inghilterra poi si traducono nella famosa frase che continuerà a segnare il carattere inglese per molti anni a venire, no? Lo stiff upper lip. Il labbro superiore rigido che non piange e non ride. Ecco, qui invece le donne hanno una tendenza a sottrarsi a questa dittatura del muscolo labiale irrigidito. Beh, bellissima come citazione, e indubbiamente c'è anche il discorso del potere del casato che è collegato anche ad altri paesi, Germania, Russia, quindi c'era anche una sorta, l'impero, diciamo, non finito, ma concettualmente era anche legato a questo grande casato reale. Tutti i personaggi sono elencati ovviamente
all'interno del libro, situazione per situazione, no? Quindi abbiamo a Westminster, ci sono i vari personaggi, come appunto Disraeli, Lord Beaconfield, e quindi arrivato a un certo punto uno va a recuperare. Per questo dico che c'è anche molta teatralità, no? nei vari personaggi e interpreti del libro. La coloritura che viene data, appunto, che Antonio da Caprarica dà ai vari personaggi, ai vari momenti, la si può anche vedere anche solo nella prima pagina. Ne potrei prendere una al volo, mi permetto di leggere un pezzetto proprio per far capire come viene tutto circostanziato. Allora, Giulia, è proprio l'inizio. Giulia appare leggera sulla soglia della sala, una sfumatura d'avorio contro lo sfondo buio alle sue spalle, un filo di grosse perle riluce sul collo nudo, nudo come il resto del corpo. Non un centimetro di stoffa dalla gran massa di capelli neri trattenuti nello chignon fino alle babbucce, dove la seta rosa fa la sua ricomparsa per fasciare i piedi sottili, sensuali. Nel vasto salone le conversazioni chiassose e allegre si spengono in un brusio sbalordito, lo sfavillio dell'ormolu e degli agenti, il riverbero delle fiammelle a gas nei cristalli baccarà dei candelabri hanno lo strano effetto di far tremare l'aria attorno a lei, e via via. Questo per dire come viene descritto ogni momento, ogni situazione, e quindi per questo dico che è altamente immaginario, perché l'ha immaginato partendo ovviamente dalle sue ricerche, però ce lo descrive veramente pienamente davanti agli occhi, leggendo parola dopo parola. Quindi questo credo che sia un grandissimo merito che lei ha nella ricerca della parola innanzitutto, e nel cercare di portare dentro poi ovviamente il Caravaggio e la passione stessa. Nel frattempo lei lo sa che siamo collegati a un network, no? E quindi siamo su Facebook, e quindi abbiamo anche delle persone in collegamento in questo momento, e a questo punto non mi resta altro che andare a vedere chi ci saluta. Ecco, un caro saluto a tutti da Nestor del Boccio. Per seguire Caprarico ha annullato un incontro, beh, va bene, quindi credo che si possa recuperare tranquillamente dopo, è molto più importante guardare adesso. Lessi con piacere il libro su Parigi, perché questa persona abita in Francia, da frequentatore, anzi glielo metto già automaticamente in diretta, da frequentatore della Francia troverai scritto con arguzia e ironia e grande realismo, senza concedere edulcorazioni di circostanza e considerazioni troppo diplomatiche. Andiamo avanti, qua l'omaggio ancora ulteriormente Nestor del Boccio. In Caprarica ci sono gli influssi della cultura greca, di cui la sua terra e Salento ne conserva ancora tracce idiomatiche nel linguaggio parlato dei vecchi. Eleonora Bonarini, buonasera a voi, e basta. Quindi poi ci sono altri libri, Nestor del Boccio, comprerò anche questo libro interessante, da come ne presenta il corpo, se va bene. Quindi ringraziamo la partecipazione degli amici. Racconto all'amico che vive in Francia come reagirono i francesi all'uscita del mio libro, del mio saggio sulla Francia, che è uscito nel 2007, sì, nel 2007 era l'anno in cui si eleggeva tra l'altro un presidente della Repubblica. Ringrazio il nostro amico lettore, perché ne ha colto, come dire, lo spirito. Il mio voleva essere, come dire, un diario di bordo della mia esperienza da corrispondente a Parigi, in Francia, raccontando un po' i vizi e i difetti. Quel libro lì fa parte di una trilogia che io chiamo la trilogia dell'Ono, perché per i titoli, diciamo, perché partiva con un racconto dell'Inghilterra, Dio ci salvi dagli inglesi o no, dove evidentemente pensavo che non dovesse salvarci dagli inglesi. Sulla Francia era, diciamo, la seconda puntata, come Dolce Parigi o no, anche qui abbiamo fatto che Parigi fosse tanto dolce, e la terza era su noi italiani, naturalmente. Gli italiani la sanno lunga o no?
dove è evidente che pensavo che non la sapessero così lunga, visto che continuavano a farsi del male e continuano anche oggi a farsi del male notevolmente. Ma insomma era una trilogia dedicata a questi tre grandi paesi europei, così vicini e tuttavia così sconosciuti gli uni agli altri. Nel caso di Parigi fu molto divertente, perché quando poi uscì il libro venne a intervistarmi un collega di France Matin, che è l'equivalente della, come dire, del nostro Uno Mattina, delle nostre trasmissioni televisive mattutine. Invece una lunghissima intervista, tanto che io pensai, vabbè, poi tanto si sa come va in televisione, poi si taglia, in cui io criticavo naturalmente appunto la burocrazia francese, una certa arroganza dei francesi, questo loro essere ossessionati dalla purezza linguistica, no? Per cui il computer non è il computer, ma è l'ordinatore software, non è il software ma è il logiciel, tutta questa roba un po' così. E poi criticavo anche la cucina francese sulla base di alcune esperienze. Di esperienze in ristoranti a tre stelle Michelin, molto cari, ma diciamo dal rendimento francamente un po' deludente. E fu molto divertente perché alla fine dell'intervista il conduttore della trasmissione di France Matin commentò l'intervista dicendo: ma no, ma insomma si vede, si caprarica, ci prende un po' in giro, ma si vede che insomma che piacciamo, che è un nostro amico, che è un estimatore della cultura francese. Cioè, l'unica cosa che veramente non possiamo accettare è questo suo giudizio sulla cucina francese. Cioè, la cosa che li aveva indignati erano le critiche alla cucina, insomma. Però era una cosa che mi faceva ridere, perché le critiche erano anche un po' più sostanziose, come forse il lettore ricorderà, perché naturalmente sotto il sorriso un po' divertito che spesso io riservo agli oggetti della mia attenzione, perché penso che l'ironia sia una cosa che ci aiuta a vivere e dà anche un po' di sale alla nostra vita, però c'era anche un po' di amarezza rispetto a un grande paese che non riesce a stare all'altezza della sfida dei tempi, che è una cosa che si può dire purtroppo oggi per tutti e tre quei paesi che io di cui mi sono occupato nei miei libri: Inghilterra, Francia e Italia, tre grandi paesi che faticano a rispondere alle sfide del nostro tempo. Vabbè, l'abbraccio idealmente sulla cucina francese, nel senso che la nostra è superiore, quindi vabbè, la devono anche capire, prima o poi la devono anche accettare questa cosa. Va bene, andiamo avanti perché abbiamo qualche altro argomento, il tempo passa in fretta, so che ci deve lasciare a un certo momento. Dunque, parliamo di rivoluzione industriale, adesso ci caliamo un po' nella realtà attuale. La rivoluzione industriale all'epoca... Che rivoluzione ci potrebbe essere? Una rivoluzione delle masse in questo momento dove la finanza impera e riesce purtroppo in qualche modo crea, diciamo, le premesse della nostra vita molto più obbligata e c'è poco spazio di azione da parte, non dico dell'individuo singolo, ma proprio anche di un solo gruppo che possa in qualche modo mettersi di traverso. Cioè, sono passati anche 160 anni, quindi insomma ne sono passati di anni, quindi, però questo momento storico è pesantissimo, no? Ma questo momento è un momento, quello che stiamo vivendo noi, quello che ci tocca di vivere a noi, è un momento che somiglia a quello di 160 anni fa, perché è da capo un altro grande momento di transizione. Quello fu un momento di passaggio decisivo, perché appunto era il tempo dell'affermazione planetaria della rivoluzione industriale. Quindi il mondo stava cambiando in un modo radicale, in un modo che non gli avrebbe più permesso di riconoscersi di lì a 20 anni. E noi stiamo vivendo lo stesso tempo. Stiamo vivendo lo stesso tempo. Diciamo, io ho compiuto, viene da dire, ahimè, ma al tempo stesso fortunato me. Ho compiuto una settimana fa i miei primi 70 anni. Mi rendo conto, cioè, e vedo
l'incredibile distanza tra le mie esperienze giovanili di ventenne e quelle di oggi. Cioè il mondo in cui noi oggi siamo immersi è quello in cui noi stiamo parlando, no? Questa comunicazione è oggi il nostro mondo, che è un fatto meraviglioso, perché se non avessimo questa chance non potremmo oggi parlare con i lettori. Facevo prima della pandemia, spero di tornare a farlo quando la pandemia sarà passata, tantissimi incontri diretti con i lettori, fisici, certo, personali, momenti bellissimi per me, indimenticabili, spero che siano stati ugualmente piacevoli per gli amici che venivano a sentirmi o a dialogare con me. E naturalmente oggi questo non è possibile, però abbiamo questa rete, questa connessione in cui siamo immersi, che ci consente oggi di vivere. Quindi che cos'è davvero che definisce oggi la nostra vita? Beh, questo. Una connettività che noi non avremmo mai potuto nemmeno lontanamente immaginare, che ha naturalmente i suoi aspetti molto criticabili e negativi, e tra questi ci metto il rischio e l'attentato ai diritti dell'individuo e alla vita della democrazia. Sono due cose che io considero intrecciate, considero che stanno assieme. La minaccia ai diritti di riservatezza, di privacy, scusate, io sono per la pronuncia inglese, non quella americana, dell'individuo, e al tempo stesso la minaccia per la vitalità della democrazia, con le fake news, con le camere, no? Le camere dell'eco, io non ho mai fatto mistero pubblicamente di considerare Trump, di considerare ancora oggi Trump una minaccia per la vita della democrazia rappresentativa così come la conosciamo, ma al tempo stesso di considerare anche tutto il mondo che ha partorito Trump come una questione seria da affrontare, che pertiene ai nostri diritti individuali, al nostro diritto all'identità e al diritto alla verità. Adesso vedo che finalmente i gestori delle grandi catene di connettività si sono posti il problema, come dire, di affrontare, bloccare l'uso sfacciato e spudorato della menzogna nella costruzione del consenso. Questo è un punto cruciale, fondamentale. Quindi che tempo stiamo vivendo? Che momento, che mondo stiamo vivendo? Penso che dobbiamo riattrezzare completamente il nostro armamentario di categorie mentali, completamente. L'idea stessa di lavoro impone che noi oggi ci poniamo la questione: com'è il lavoro oggi? Come lo dobbiamo considerare? Le 8 ore in ufficio di una volta? Ma è chiaro che non si tratta più di quello. Lo stesso cosiddetto smart working, che poi insomma tanto smart non è, insomma sì, può essere molto più pesante, perché quando uno lavora, come al tempo lavoriamo noi adesso attraverso il computer, e lavora 12 ore al giorno, beh, non è tanto smart, forse è un po' più di quello che ci fa. Ecco, allora noi siamo di fronte a questo cambiamento radicale dei paradigmi della nostra esistenza, e dobbiamo avere molto coraggio. E qui non lo dico per rendere omaggio, diciamo, al presidente incaricato, ma visto che in questi giorni tutti parliamo di Draghi e di che cosa accadrà, eccetera, c'è quella bella frase di Draghi, che ormai tutti riportano, perché è diventata un po' il sobriquet del probabile prossimo Presidente del Consiglio, no? Quando riporta nella lezione che tenne, credo, alla Bocconi, se non mi sbaglio, dopo in qualche altra università, dopo aver lasciato la presidenza della BCE, quando dice, riporta la frase che gli aveva detto il padre, che aveva visto un monumento in Germania e sul monumento c'era scritto: se un uomo perde i soldi, non perde molto, non perde niente, perché basta un buon affare per rifarsi, e se un uomo perde l'onore, perde molto, ma un atto di eroismo glielo fa recuperare, se un uomo perde il coraggio ha perso tutto. Noi abbiamo veramente, è una bella frase, e non lo dico, ripeto, perché insomma, visto che sta sulla bocca di tutti in questi giorni, è bene tenerla a mente, perché è effettivamente ciò di cui abbiamo
molto bisogno, il coraggio per reinventarci la nostra vita senza trovare nemici di comodo. Ecco, in questi ultimi anni, lei parlava prima della finanza, la finanza è diventata il Dracula con cui prendersela facilmente. Allora, la finanza, le banche, eccetera. Ma non è vero, insomma è un po' una sciocchezza. Questo non vuol dire che non ci sia un problema di regolamentare, come ovvio, come in passato si trattava di regolamentare i monopoli che nascevano proprio all'epoca della Regina Vittoria e poi 50 anni dopo sono stati regolamentati e riportati a dimensioni più legittime, più lecite. Anche oggi abbiamo il problema di regolamentare i giganti del web e di fare in modo che non rappresentino una minaccia per la nostra vita. Però dobbiamo avere il coraggio di inventarci categorie di esistenza nuove e questo naturalmente è un compito che compete soprattutto alle nuove generazioni. Questo è un bel compito, però parlando anche per ciò che riguarda appunto momenti di scompaginamento, chiamiamoli così, no? Purtroppo non mi ricordo il nome del filosofo inglese, qualche anno fa un libro che poi non è stato tradotto in italiano, raccontava che quando c'è un momento di difficoltà e quando non si riesce a venirne un po' a capo, la parola più importante che viene fuori è andare a guardare le proprie radici, cioè si guarda un po' al passato, no? Quindi lei adesso ha detto che le nuove generazioni devono quindi inventarsi qualcosa, però è anche vero che un occhio al passato, specie poi stiamo parlando dell'Inghilterra, Gran Bretagna, in questo è, diciamo, è la regina imperatrice, no? Perché effettivamente guardano al passato sempre, perché mantengono le loro strutture, le loro logiche, e quindi, allora, quindi anche per noi, parlando dell'Italia, è importante riguardare le radici, quindi chiedo a lei quali sono le nostre radici. Ma guardi, le nostre radici sono così rilevanti, così importanti, che sono in realtà le radici dell'Europa, dell'intera Europa occidentale. Qualche giorno fa mi è capitato di imbattere in un brano di Shakespeare, in cui uno dei suoi sovrani medievali parla di Firenze, cioè delle mode che arrivano dall'Italia, cioè noi siamo l'Italia, cioè un paese che da 2000 anni in un modo o nell'altro continua a proiettare, ha proiettato sull'intero Occidente non solo le mode ma le idee, il gusto del bello. Per gli inglesi ad esempio sarà così la cosa che contraddistingue in maniera assoluta, radicale, gli italiani: l'arte di vivere. Ci riconoscono una capacità di saper vivere che è fatta di gusto per il bello, di gusto per il buono, e quindi le cose buone da mangiare, le cose buone da indossare, le cose belle da mostrare, le cose belle in mezzo a cui vivere. Questa joie de vivre che hanno anche i francesi, ecco, gli inglesi ad esempio ce la invidiano enormemente, ma nasce proprio dalle nostre radici, cioè dalla straordinaria fecondità dell'humus culturale di cui noi disponiamo e che ci offrirebbe delle possibilità enormi se avessimo il coraggio di rovesciare le categorie del passato. Io sono un meridionale, orgogliosamente meridionale, sono un salentino, come ricordava il lettore poco fa. Adesso non dico che siamo eredi diretti della cultura greca, perché non lo siamo, per carità, poi siamo eredi diretti di tutte le dominazioni che sono passate per l'Italia meridionale negli ultimi 2000 anni. Infatti quando io sento parlare di purezza etnica italiana mi metto a ridere, mi sbellico dalle risate, perché diciamo noi salentini siamo dei bastardi di mille razze, insomma ci sono passati tutti da noi, ne siamo felici, felicissimi, è questo che costituisce la nostra ricchezza. La ricchezza della cultura italiana è la molteplicità delle sue radici e degli apporti che l'hanno fatta ciò che è. Se guardo al Mezzogiorno non posso non concepire, non immaginare un Mezzogiorno che oggi proprio la immaterialità del sistema di produzione basato sulla rete
può trovare in quella immaterialità la risposta alle tante carenze invece fisiche che penalizzano il nostro mezzogiorno. Cioè abbiamo un mezzogiorno dove è chiaro che le strutture fisiche sono veramente, le infrastrutture fisiche sono purtroppo per noi ferme a, non a 70 anni fa, a 100 anni fa in molti casi, purtroppo. Grazie al cielo, l'immaterialità del nuovo metodo, dei nuovi sistemi di produzione, può rappresentare la risposta al sottosviluppo secolare e una promessa di crescita. Ecco, questo mi piacerebbe vedere come una riscoperta dei nostri giovani, l'idea che su questa, che grazie all'immaterialità dei nuovi modi di produzione, le nostre carenze possano essere superate e anzi, come dire, la nostra genialità possa essere valorizzata. E quanto al passato, attenzione, non so se il filosofo, potrebbe essere che il filosofo di cui lei parla sia Roger Scruton, che era uno, diciamo, dei massimi esponenti, diciamo, della scuola, ecco, della scuola, io aggiungo, passatista inglese. Scruton è un pensatore interessante, anche è molto intelligente, naturalmente, che fa della tradizione la pietra angolare anche dello sviluppo, ma con molti cedimenti a un eccesso di passione per la tradizione, perché ad esempio di questa tradizione fa parte anche la memoria, che in questo mio romanzo è molto presente, la memoria della monarchia imperiale. Ho notato in precedenti conversazioni che il mio libro è uscito esattamente, il mio libro, questo romanzo, che è collocato nell'età, nel momento d'inizio dell'impero britannico, ha visto la luce per pura coincidenza nell'anno finale dell'appartenenza dell'Europa all'Europa Unita, alle istituzioni dell'Europa Unita. E io sono assolutamente convinto che questa scelta, a mio avviso, autolesionistica dei britannici, abbia a che fare purtroppo proprio con le memorie di quell'impero di cui racconto in una storia di 160 anni fa. Quindi diciamo, il fatto dell'impero, quindi il fatto di essere così potenti, in qualche modo ha conferito nell'inglese anche attuale una sorta, diciamo, di indipendenza naturale, no? Che quindi uno concettuale, che quindi devi c'è qualcosa. Però molto pericolosa, perché la nostalgia dell'impero, vede, l'impero britannico è un impero che non nasce per un disegno strategico come la maggior parte degli imperi europei. L'impero britannico nasce per caso. Perché? Perché nel 600 gli inglesi, isolati dal resto d'Europa a causa delle guerre di religione, non hanno paesi europei con cui commerciare in modo sufficiente, devono andare a cercarsi dall'altra parte del pianeta. E così nasce l'impero più vasto che sia mai apparso sulla superficie del pianeta. E però la memoria di questo impero oggi rischia di essere un fattore regressivo, perché la frattura, la rottura con le istituzioni dell'Europa Unita si è consumata proprio sulla base della nostalgia di un impero worldwide, di dimensione planetaria. Un'Inghilterra che orgogliosamente dice non ci importa nulla dell'Unione Europea e del mercato unico, perché noi commerceremo con tutto il pianeta. Ma non è più il 600, non è più nemmeno l'800. Nell'800 la Gran Bretagna dell'epoca inflisse due guerre dell'oppio alla Cina per costringerla ad aprire le sue frontiere ai mercanti britannici di oppio che veniva prodotto in India e che quindi era una fonte di arricchimento impressionante per l'impero. Oggi, grazie a Dio, non può più usare le cannoniere. E in Asia ci sono due potenze mondiali che hanno ripreso il posto che era loro, perché noi occidentali, noi europei occidentali, dimentichiamo sempre che fino alla fine del Settecento l'India, l'impero Mughal, rappresentava il 45% del commercio mondiale. E assieme la Cina e l'India,
rappresentavano, come sono di nuovo oggi, la grande macchina del mondo, la manifattura del mondo. Quindi, se non teniamo conto di questi cambiamenti, la memoria rischia di ingannarci invece che aiutarci. E questo vuol dirlo agli amici italiani che ancora oggi si lasciano sedurre dalle cosiddette sirene sovraniste. Cioè, no, non esiste più nel mondo di oggi un paese che possa fare da solo, nemmeno l'America, nemmeno la Cina. Tra parentesi, noi presentiamo libri, martedì ci sarà questo libro di Carlo Sotruillo, Pandemiche d'Imperium, che parla di numerose questioni di natura economica di questo periodo storico, tra cui appunto la Cina. Come mai la Cina in 30 anni è passata dalla fame ad essere il nuovo padrone del mondo? E poi, non so, la nuova rete 5G, la nuova intelligenza artificiale, quindi sono molto più avanti loro, quindi forse l'Europa, l'Occidente non è riuscito a comprendere la situazione, diciamo, di crescita, di evoluzione da parte della Cina e di altri settori e altri mercati. Sono tantissime cose da dire, siamo arrivati alla fine, siamo andati forse oltre alla sua pazienza. Prima di lasciare i nostri amici, voglio ricordarle che in libreria adesso c'è la Regina Imperatrice, diciamo, c'è ormai da un annetto, perché è uscito il romanzo, ma ci avviciniamo, cioè tra non molto ci sarà un nuovo mio libro. Bellissimo, grazie, ha trovato la copertina, bene. Sì, questo non è un romanzo, questa è una biografia. Questa è una nuova biografia. Io ho già scritto una biografia di Elisabetta II, quando ho 90 anni. Intramontabile Elisabetta, ma sono passati 5 anni e ho sentito la necessità di scriverne una nuova, che considero definitiva, ma definitiva naturalmente per me, che sono settantenne. La regina, essendo una ragazza di 95 anni, avrà tempo per farsi scrivere altre decine di biografie, diciamo. Ma per me è definitiva perché, insomma, è un po' una storia completa di Elisabetta e della sua famiglia, tra misteri e tra segreti indicibili o comunque poco detti, o che si cerca di non far sapere, vicende private, vicende pubbliche, e per sempre regina è un po' anche il racconto della nostra epoca, perché anche in questo caso Elisabetta, come la sua trisavola, in qualche modo racchiude un'epoca. Certamente racchiude un'epoca importantissima per la Gran Bretagna, una seconda epoca elisabettiana segnata da fenomeni di costume straordinari, no? Dai Beatles ai Rolling Stones, alla minigonna, a Mary Quant, fino al blairismo e alla cool Britannia e a Diana di questi anni. Quindi un altro grande affresco d'epoca, in questo caso non un romanzo ma un saggio, ma posso assicurare che si legge anche questo come un romanzo. Ci vedremo allora, ci vedremo ad aprile. Era con molto. Allora, ci regala ancora 2 o 3 minuti? Certo, con piacere. Allora, dunque, innanzitutto saluto Daria Genoese, che dice il mio corrispondente preferito, riguardando lei, e poi Mondadori Bustor, un caro saluto ad Antonio Caprarica, è un grande piacere rivederla, probabilmente a Mondadori Bustor, dove lei è stato, probabilmente in Liguria, Loano, Varazze, non so qual è. No, gli amici di Loano, certo, spero, Loano, Varazze, spero di rivederli presto, appena passa la pandemia o appena mi vaccinano, io sono lì, spero che presto, avendo varcato da 7 giorni i 70, entro nella categoria di quelli che dovrebbero essere vaccinati prima, insomma. Speriamo, perché qua voglio arrivare solo fino a 55, quindi vabbè. Poi dopo, questa invece è una domanda velocissima. Tra i 1000 libri che lei ha letto, 3 significativi che hanno segnato la vita e che le piacerebbe suggerirci, detto da Mondadori Bustor, presumo di Crema. 3 sono pochi. Un libro, guardi, un classico,
veramente immortale, Guerra e Pace. Ok, bene. Irraggiungibile. La recherche proustiana. Sì. La recherche, per me. La recherche è stato, come dire, il mio libro de chevet dell'adolescenza. Sì. Ecco, dell'adolescenza che si avviava alla giovinezza. E poi mi lasci dire un libro recente invece di un autore inglese che mi è estremamente piaciuto, perché non mi ha cambiato la vita, no, però ha a che fare molto con l'età che sto attraversando, con il rapporto con la memoria, di Julian Barnes, The Sense of an Ending, il senso di una fine, che ha molto a che vedere con un tema che man mano che gli anni passano si fa sempre più pesante, che è quello, il rapporto con la propria memoria, con i ricordi, con la nostalgia. E questo è un libro importante e interessante da leggere e su cui meditare. Molto bello, molto bello. Va bene, siamo arrivati alla fine, però io, come al solito, devo per forza dedicare e tributare un applauso, lo mandiamo in onda con questi amici virtuali che la stanno applaudendo. Eccoci, quindi va bene. Allora, a questo punto io la saluto, la ringrazio per questa ora splendida di conversazione. Il nostro appuntamento è rinnovato non solo per Diretta Libro, ma è rinnovato alla prossima uscita, penso appunto ad aprile, per la Regina Elisabetta, che quindi a quel punto lì ci racconterà molto più seccamente le cose, visto che ci sarà meno fantasia, però credo che sarà un gran libro da leggere molto. La sto perdendo. Va bene, mi sta sentendo? Mi sente? Adesso sì, l'avevo persa. Sì. Perfetto, niente, quindi al limite noi ci diamo un appuntamento ad aprile, quando uscirà il libro sulla Regina Elisabetta. Ricordiamo nel frattempo Antonio Caprarica, la Regina Imperatrice, Sperling e Kupfer Editori, quindi grazie Antonio Caprarica, alla prossima allora e buona serata. Grazie, buona serata a tutti. Grazie di nuovo. Bene, allora, bellissima conversazione, ci sarebbe da andare avanti almeno un'altra ora, ma i nostri ospiti non possono stare più di tanto a raccontarci le loro storie, i loro aneddoti, soprattutto una persona come Antonio Caprarica, che ha vissuto tanto all'estero e ha avuto la capacità, la fortuna, la possibilità di poter capire tante informazioni sia a livello giornalistico ma anche a livello storico, sociale, quindi di usi e costumi. Quindi una bellissima carriera, lo ringraziamo ancora. Allora, Diretta Libro si presenta giovedì prossimo con questo appuntamento che adesso lo vado a recuperare con famoso speaker e DJ Luca Viscardi, con il suo libro La vita a piccoli passi, quindi sarà una cosa molto carina e divertente, con il personaggio in sé, anche se purtroppo racconta la sua esperienza a lieto fine nel periodo di pandemia, la sua esperienza con il Covid dell'anno passato, l'esperienza del 2020, però si ha la capacità in questi momenti di riuscire a scollinare, e quindi credo che abbia fatto molto bene a scrivere le sue impressioni in un suo libro. Nel frattempo vi avverto che precedentemente martedì prossimo facciamo una puntata flash, perché istituiamo una puntata flash di una mezz'oretta in cui presentiamo il libro e un autore un po' in una forma volante. La rassegna, diciamo, istituzionale è sempre al giovedì alle 17:30, mentre invece al martedì facciamo questa piccola presentazione che in questo caso è Carlos Truillo, Pandemic et Imperium. L'ho già presentato prima, e quindi Un mondo nel caos e la crescita delle nuove vere
superpotenze che sono la Global Finance, la Cina e la Big Tech. Insomma, molto interessante. Seguiteci ovviamente settimana prossima, martedì 17:30 con questa diretta Libro Flash e giovedì con appunto Luca Viscardi. Io vi ringrazio per l'attenzione, ci vediamo, ci sentiamo, insomma, qua su Facebook, diretta Libro con i nostri Mondadori Bookstore, martedì prossimo 17:30. Buona serata a tutti.